Andiamo al riassorbimento di tutte 170 le unità che erano previste a bando e che con la nuova gara d'appalto al passaggio con l'altra azienda dovevano essere riassorbite. Di fatto al 30 novembre erano stati presentati i contratti a tutti, seppur a ore esigue di 15-18 quello che erano, perché chiaramente i numeri erano questi, perché nel nuovo bando sono state previste 100.000 ore, quindi distribuite più o meno 15 ore a testa. Dopodiché vengono dati 15 giorni di proroga che in realtà sono serviti a creare un bacino in cui mettere 45 persone che ad oggi sono licenziate e le altre invece vengono riassorbite, tra l'altro con criteri che ancora non abbiamo ben capito, chi ha 24 ore, chi ha 14 ore, quindi anche lì bisogna capire un po' di cose. Ed è stato creato un bacino di utenza per cui qualora ci fossero ore aggiuntive, queste ore vengono in teoria ripartite al bacino, ma prima di questo è tutto scritto a clausola verbale, le ore aggiuntive devono essere sempre ripartite tra gli assorbiti e poi arrivare al bacino. Se ci sono persone all'interno del bacino e vengono indette anche altre gare d'appalto, vengono dati punti in più a queste aziende qualora decidano di prendere dal bacino, ma tutto questo in ogni clausola specificato senza obblighi per l'azienda appaltante. Quindi di fatto tutto quello che viene stabilito mira soltanto all'esclusione di queste 45 unità, perché chiaramente se vengono date ore aggiuntive prima devono essere ripartite tra gli anziani. In seconda battuta, qualora ci fossero nuove gare d'appalto, ovviamente vengono dati dei punti d'azienda se si pesca dal bacino, ma non è un obbligo, quindi di fatto il risultato è che noi siamo rimasti fuori. Noi ovviamente, come è stato in prima battuta, eravamo stati ripresi tutti con un numero di ore ovviamente proporzionale rispetto a quelle che sono previste a bando e ci stava bene per quanto esigue fossero queste ore, però era giusto così. In 15 giorni di proroga, giorno 7, è stato fatto questo verbale ridicolo dove 45 vengono messi lì senza alcun criterio, perché il problema è anche i criteri con il quale è stato stabilito questo. Di fatto anche all'interno del bacino sono presenti delle unità disabili con più del 70% di disabilità non considerate, anche lì ci sono leggi a parte che non sto io qui a spiegare, ma c'è chi è più professionista e sa cosa significa. Quindi noi chiediamo il riassorbimento di tutte 170 unità come previsto da bando. A causa della soppressione del servizio di portierato e quindi questo ha portato alla riduzione del monte orario all'interno del bando, stamattina con un ordine di servizio fatto all'università che, dove diceva che gli amministrativi di categoria B e C dovevano aprire queste strutture, questo personale non si è presentato o comunque è arrivato in ritardo. Queste sono voci che mi sono arrivate in mattinata e ci sono dei plessi come economia che è rimasta chiusa, se non sbaglio, fino alle 8:30 e poi comunque le chiavi non si trovavano e si sono creati dei disservizi perché c'era personale amministrativo che non doveva timbrare alle 7:30 e non ha potuto timbrare. Strutture come ad esempio la torre biologica, dove sono state ridotte le unità in servizio, si è ritrovato una sola persona a gestire tutta la torre biologica, non so se conoscete voi, la struttura è molto grande, o ci sono state anche altre strutture come, se non sbaglio, l'orto botanico, perché del personale è stato preso e messo in una postazione dove non aveva mai lavorato e quindi non sapeva neanche dove andare a mettere le mani per cominciare il servizio. Non siamo stati né menzionati né tantomeno valutati in tutta questa storia. Non perché vogliamo prevalere rispetto ai colleghi, perché siamo tutti uguali, semplicemente che si sta lottando tanto per avere questo minimo riconoscimento, ma non è stato completamente stato riconosciuto attualmente. Ripeto, non è un prevalicare o io tocca per forza, ma è legge, le persone malate che combattiamo ogni giorno con la sanità, con tutto quello che sappiamo benissimo nella realtà di oggi. Quindi chiedo a questi signori, c'è la possibilità, oltre di mangiare, anche di poterci curare, che è un nostro diritto.